Benvenuti da Tina e Pippo da View. Allora, oggi ragazzi realizzeremo un video che ci avete richiesto in tantissimi, ovvero la Switch Up Challenge. Allora, è Back to School. È un video che abbiamo già realizzato l'anno scorso. Tina? E che realizzeremo, ho deciso di rifare anche quest'anno perché ce l'avete richiesto in tantissimi. Vi è molto piaciuto. L'anno scorso avevamo fatto dal Bennett appunto i nostri acquisti e quest'anno... Bravissimo. Abbiamo acquistato dei prodotti Back to School sempre dal Bennett, perché ci troviamo veramente benissimo, hanno tantissima roba. E allora ragazzi, faremo come l'anno scorso, cioè qua davanti abbiamo due scatole, una rosa e una blu. Nella scatola rosa ci sono le cose che ho preso per me, le cose mie, mentre quella blu ci sono le cose di Pippo. Ma non faremo vedere tu le tue cose e io le mie cose? No, faremo uno switch up, quindi le scambieremo. Pippo, aspetta, lo scambiamo dopo. E quindi io farò vedere le cose sue e lui le mie, ragazzi. Vai, anzi, possiamo già switchare adesso, se vuoi. Switch. Oh, ok, vediamo un po'. Appunto, così perché... presentiamo i prodotti Back to School che abbiamo preso in modo un po' alternativo e diverso dal solito. Comunque, praticamente non so niente di cosa ho preso, perché lei si mette sempre in un angolo e guarda tutte le cose per bene. Certo. Dai, Pippo, iniziamo, eh? Non vedo l'ora di vedere cosa hai preso. Vai, al mio tre. Uno, due, tre. Ecco, lui fa sempre il furbetto. Mamma mia, quante cose. E Pippo, ti sei proprio divertito, eh? Allora, eccolo qua. Vi volevo dire una cosa, ovvero che tutti questi prodotti che vedrete nel video, in questo video, sono, li potete trovare da Bennett in promozione in questo periodo. E inoltre ne abbiamo già visto il volantino, è veramente bellissimo, perché ha questi nuovi quattro personaggi, appunto, cioè, che sono rappresentati da, rappresentano quattro prodotti Back to cioè, School. Zack, Dino, Mati e Giustino. Bravissimo, quindi forbici, la forbice, il temperino, la matita e la gomma, che sono veramente simpaticissimi. Vai, allora il mio preferito tra questi è Mati, perché è troppo carina. Il tuo, Pippo? Lino! Ecco, Rino, che è quello tutto arrabbiato, perché ognuno rispecchia una personalità diversa, quindi ecco, per Pippo... No, aspetta, dai che ci guardate la faccia. Che ci assomiglia. Allora, iniziamo subito. Sì. Allora, io qua vedo già un quaderno. E poi hai un quaderno... Un orso! Hai un quaderno questo? Con una volpe. Te la provo. Allora... Con sì. Una volpe? Con una volpe? Poi c'è la volpe. Allora, guardate qua, un po' qua. Naturalmente sono i quaderni bellissimi Animal Friends, con tantissimi, ce ne sono tipi. Di vari tipi. Guardate che belli. E la cosa bella, ragazzi, oh, è che dentro... Con il peludo. L'hai visto? Sono tantissimi. E la cosa bella, Pippo, è vero, è che dentro sono... c'è anche il disegno all'interno del quaderno. Infatti questo qua io lo uso per fare musica, io lo usavo, quello della tigre. Ti ricordi? Ah sì? È vero, bravo. Ok, quindi il primo quaderno di Pippo, poi vediamo cosa hai preso. Tina. Mamma mia, quante copertine ti servono proprio. Ah. Allora, e tu un altro quaderno del cavallo. Allora, tu invece hai preso copertina gialla, trasparente e rossa, ragazzi. Trasparente per religione. Sì. Ogni materia, aspetta, elementare la sua copertina, ecco. Pippo le rompe praticamente, cioè, l'ha già rovinata, ma ragazzi, quindi c'è il gatto sempre. Che sembra Kiki dagli occhi. Sì, quella ragazza. Ok, poi qua che hai preso? Allora, vabbè. Dai, io matita e tu penne. Perché io sono più in pista con le penne. Bic. Allora. Vai, facciamo vedere. A me mi serve però la penna verde. Se vorrò. Questo è bello, bello, dai. Carina, con l'impugnatura. Adesso. No! Non cioè... l'ho visto, se no lo prendevo io! I temperini colorati! Vero allora, che me ne dai allora, uno? Quello e guardate i pastelli! Sì, ragazzi. No, perché veramente era da un sacco che desideravo queste matite, che praticamente hanno tutti questi puntini, no? Per l'impugnatura. Sono bellissimi. E poi ci sono, anche io l'ho preso naturalmente, soprattutto per questi, ci sono le matite fluo, ragazzi! Cioè, verde, arancione, giallo, rosa, e poi ce ne sono due invece classiche. Tina, però ti devo dire una cosa. Sai cosa devi fare? Se tu mi dai la penna verde, io ti do il temperino rosa. Sì, va bene, dopo baratteremo tutto. Varie cose. Comunque veramente sono bellissime. Adesso, aspetta, facciamo così. Ah, vai. A caso. Ah, ma anche tu hai preso le matite alla fine. E penne. Io un'altra penna. Le ragazze
ragazzi. La collezione di Ben. Sì, vero. Chissà se ha preso gli dimensatori. Poi Pippo, non è che te li sei scelti normali, cioè, te li sei scelti bellissimi, giotto super laccato, ragazzi. E la cosa bella è che è la nuova mina, c'è scritto nuova mina super 3,8 mm. Cioè, ottima resa più durata. E poi, pure questo. Praticamente si possono anche, poter scrivere il suo nome sopra le matite senza utilizzare l'etichetta. Cioè, guarda che intelligente. Bravo. E io invece, ragazzi, la mia penna bellissima. Ah, le gommine. Queste, ragazzi, cioè veramente me ne sono innamorata, ma... Cioè, sono le gomme pastello, color pastello, non le avevo mai viste. Sì. Ah, che tu hai preso delle gomme? Ah, però tu sono fluo. Vedete? Non ci differenziamo proprio. Vai, facciamo vedere la differenza. Eccole qua, fluo e pastello. Potremmo, ti ho beccato! Cioè dai, già avevo fatto, ce l'avevo lasciati l'altra volta, ho detto, prossima volta devo prenderli perché ecco. E poi, però Pippo non c'è solo quello. Adesso tu te ne tieni uno, a me me ne dai uno. Cioè ragazzi, cioè solo per farvi capire com'è. Allora, io me ne tengo uno. Due pacchi uguali. Uno per me e uno per te. No, uno per te. Vedremo, dopo vedremo. C'è il verde acqua, potrei darti il verde acqua, visto che ti piace tanto. Questo è bellissimo. Nadine, facciamo una cosa, se tu mi dai questi due. Va bene. Poi, altre matite. Ah, ok. Uguale a quella di prima? Ah, quindi ragazzi c'è il pacco, potete scegliere o da 24 o da 12. Sì. Però la caratteristica è la stessa. In questo momento school ho preso 4 penne. E oh ragazzi, non c'ho... Ah sì, non c'è la differenza, perché questa è nera e questa è blu. E vabbè, sono sempre... Non è che l'ho preso uguale. Poi, tu hai preso altre matite, ma cosa ci devi fare? No, allora, vi spiego perché. Perché ecco, io una volta all'anno faccio sempre con i piccolini così. Sì, veramente. Lui, non so se te li mangi o cosa fai. No, io intanto faccio così. E comunque, qui cosa c'è? Ah, ci sono tre matite bicolor. Tina. Ehi. Ma tu hai due oggetti. E io non so. E allora adesso ne faccio vedere uno in più io. Bellissimi. Eco pencil, bellissimo, 24 anche. Ah, ma cioè, ma anche il temperino. Ma lui se la sceglie comunque. Confezione intelligente. Di giustizia. Di? Stuzzista, la no, astuzia, che c'è? Poi, vediamo un po' che c'è. C'è altre gomme. Io non ne posso più, ragazzi. Cioè, io sono fissata con l'evidenziatore, lo ammetto, te l'ho sempre detto. Però, cioè, tu cioè, sei fissato proprio con le gomme. Eh sì. Allora, io ho 50 gommaie, poi quelle di Natale, quelle del gelato, queste a matita, poi un'altra matita. Oh, allora dovremmo fare dei video. Io ho un video dedicato a tutti i miei evidenziatori e tu a tutte le tue gomme. Ma poi facciamo un video, gomme, visse, evidenziatori, e vediamo chi ha più evidenziatori e più gomme. Possiamo farlo, quello, ci sto. Mi piace tanto, se a voi piacerebbe l'idea. Comunque queste qua sono bellissime, bellissime perché sono delle gomme, però a forma di matita, colorate di lì. E io ne ho un'altra, lo sai, io ne ho preso un'altra quando avevo fatto il back to school in vacanza. Ah, sì, è vero. Certo. Poi, vai. Ecco, bravo, anche tu hai preso ma un tempo. Ma cos'è questo? No, Tina, ma tu hai già finito. No, siamo pari. Allora, così ve li faccio vedere tutti e due. No, Tina, ma da dove si tempo, no? Pippo, devi sapere che questo è un temperino molto intelligente, che non l'avevo mai trovato, così per questo che l'ho preso. Togliamo gli evidenziatori, altrimenti lei diventa pazza. Praticamente, guardate che bello, guardate. Ah, si apre così, e qua temperata, ci sono addirittura 3 buchi, fantastico. Poi dopo, per svuotarlo, ha 2 serbatoi, cioè di qua. Aspettate, lo faccio vedere così. E metto, adesso canto una canzone. Oh my god! Eccolo qua. Uno, e svuotate, e poi anche dall'altra parte. Anche di qua. Cioè, ragazzi, okay, adesso la devo baciare, mamma. Ti è piaciuto? Io ho preso il colore di questo. Questo è mio, questo non lo vedi. Io lo dico, questo non lo vedi. Come? Mentre tu l'hai preso... Vista? Mentre tu l'hai visto... Sì, l'hai preso più classico. Quello normale con due fori e serbatoio. No, però questo qua, sai perché l'ho preso? Perché quello che ho io mi si è impiccato una puntina. Vabbè, quella si toglie, Pippo, non è che... No, io ci provo da quando è iniziata la scuola. Ma no! 2 anni che fa! Durante i
volta. Vediamo le ultime cose. Ancora matite. Anche le matite sono una sua fissura. E anche tu matite. Rosa e bianche. E questi qua cosa sono? Ecco, adesso noterete la differenza. Maschi versus femmine. Cioè i maschi, semplice. Ma guardate noi femmine. Cioè ragazzi, questa è la scoperta della vita. Veramente. Intanto voi allora. Non chiarirete il ragazzo. Vabbè, come allora, comunque, sono due matite, una bianca e una fucsia fluo, già per questo, cioè, top. Ma poi ci sono anche queste due cose, voi direte, ma che sono queste cose? Questa è una gomma, sempre rosa, dello stesso rosa della matita, questa, mentre questo qua sopra è il temperino. È tutto il set qua così, ma tutto abbinato di colori, cioè, stesso bianco, vabbè, bianco è uno, però, stesso rosa, cioè... E io intanto nei portapenni, io, no però, io invece ho il portapenne, le penne, tutti i colori, tutte le... ma noi ragazzi siamo più avanti, ragazzi, le femminucce. Però ragazzi, state ancora lì tranquilli perché i prodotti non sono finiti. Ne abbiamo ancora da mostrare due a testa, e tipo, sì, beh, sono fatto solo che non ci stavano qua dentro, e vediamo. Piccolo quindi spoiler! Li vedere fuori. Oh, vai, 3, 2, 1. Cartellona! Quaderno ad anelli che non può mai mancare. Allora, prima ho scelto questo qui col ghepardo, che cioè, bellissimo, guarda che sguardo. E io so che cane è questo, l'husky. Cioè, guarda che carino, ho scelto questo. Ah, l'ho scelto sia per lui che per te. Io so solo la tua storia. Sia perché è viola, quindi non potevo fare altrimenti, veramente. Facciamo vedere anche dentro, tipo come sono. Apri, aspettini. Aspetta, no. Ho dietro questo così, bellissimo. E poi qua così. Guarda che bello. E questo qua è così. Dai, e gli anelli sono quelli che si aprono tutto nuovo. E comunque nei commenti dice qual è il nostro oggetto preferito da tutto questo. Ah certo, eh. Ok, passiamo all'ultimo oggetto, ragazzi. Ragazzi, questa volta è davvero l'ultimo. Davvero l'ultimo, sì. Questo lo devo dire che c'è. E questo qua è il koala. Ero indecisa infatti, ragazzi, tra quale prendere dei due, poi ho preso la mia idea. Sì, quella là. Lui ha preso questo pasticcione che si è tutto macchiato con i colori. E questo dalmata. No, questo qua no, questo qua è la stessa foto che c'è nel mio quaderno delle tigri. È la stessa. Sì? Bellissimo. E dovete sapere che io anche raccoglio tre danelli uguale a quello, quindi l'ho preso per quello così abbinata. E poi appunto così, bellissimo. Tutti e due meravigliosi. Ecco tutto quello che abbiamo comprato. Bravissimo, i nostri acquisti back to school. Visti così comunque, ragazzi, ci sono tutti qua, veramente abbiamo il tavolo pieno. Siamo contentissimi. Avremmo anche un po' esagerato, però, cioè, ragazzi, nel back to school veramente piace tantissimo prendere tutte le cose. Ma quello sono mio. La penna verde. Sì. E quindi mi raccomando, ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete un bel pollice in su. Se siete iscritti al nostro canale, non toccate attivo con niente, questo video. E lasciate commenti. E sta, bomba! Sì, ragazzi, lasciateci bellissimi commenti come fate sempre. Noi vi ringraziamo tantissimo. E quindi saluti da Tina e Pippo, e al prossimo video. Ciao! Tina, andiamo a scuola, dai. No, andiamo a comprare altre cose. Dai, Tina!